Ciao ragazze, come vedete non sono nel mio solito sfondo, come al solito sono in camera di mio fratello che vi saluta. Ho fatto questo make-up che è decisamente fuori dagli schemi invernali, con queste labbra corallo, ma sono stata ispirata dal bel sole che c'era ieri qui dalle nostre parti. Oggi a me si è un po' sflosciato e l'avevo messo anche sulle unghie perché proprio ero presa dal corallo e vedete nel corso del video tre versioni labbra con lo stesso rossetto, quindi vediamo anche come poter utilizzare un rossetto, questi sono solamente tre dei mille modi e questa è la terza versione con le labbra super lucide. Adesso vi lascio il tutorial che spero vi piaccia. Ciao! Allora vado a creare la mia base ombretto con questo correttore di Clinique, lo 02 Medium. Ne metto un po' sulla mano. E poi lo stendo su tutta la palpebra mobile fissa. Poi ora fisso il mio correttore con una cipria. E io utilizzo quella trasparente di Kiko. Su tutta la palpebra mobile vado a mettere questo colore qua dalla palette Elegantissimi di Neve ed è il Bon Bon, questo qua, che è un pesca matte. Allora, con un pennellino molto morbido, e questo è di Essence, il pennellino a punta, sempre dalla stessa palettina, questa volta prendo il secondo colore, Etoile, questo qua. Essendo il pennello molto morbido, non vado ad alterare il colore dell'ombretto che ho precedentemente messo, ma mi crea solamente una lieve sfumatura shimmer, giusto per non farlo essere completamente opaco. Sempre la Elegantissimi, ora prendo il bianco cocco e aiutandomi con un pennellino piccolo vado all'interno dell'occhio per creare un punto luce. Ora dalla Naked 1 prendo questo colore tostato, credo significhi toast, questo qua, con un pennellino tondo da sfumatura. E vado in questa parte. Ci aiutiamo con un pennellino da sfumatura pulito per sfumare il nostro tratto. Deve essere tutto molto soft, quindi assolutamente nessun tratto troppo marcato o troppo netto, tutto molto sfumato. Se vi può aiutare, provate ad impugnare il pennello lontano dalle setole. In questo modo adopererete una pressione minore sulla palpebra e quindi il tutto verrà molto molto più tenue. Allora, con il pennello 207 di Kiko, questo, sempre dalla Naked 1, prendiamo questa volta il colore Book. E lo mescoliamo un po' a quello che abbiamo utilizzato prima e andiamo solamente nella parte finale per definire un pochino di più il nostro chiaroscuro, solamente appunto quindi in questa zona.
Con la stessa miscela di colori andiamo all'attaccatura delle ciglia inferiori. Ora di Neve Cosmetics utilizziamo il pastello marrone ebano e andiamo all'attaccatura delle ciglia superiori. Il tratto non deve essere assolutamente preciso perché poi lo andremo a sfumare. Allora, sfumo il tratto con il 207 di Kiko. Con la stessa matita vado anche all'attaccatura delle ciglia inferiori, fermandomi più o meno ad un terzo della lunghezza dell'occhio. Con il pastello nero di neve, di Quirizia, vado all'attaccatura delle ciglia superiori, fermandomi più o meno ad un terzo dell'occhio, per intensificare il nostro make-up. Di nuovo 207 di Kiko. Piega ciglia. Occhioni di neve. Vado a mettere di nuovo il mio correttore sulla mano. Questa volta vado a correggere le discromie nella parte inferiore dell'occhio. Vado a mettere il mio fondotinta di Clinique, il Super Balanced, mi sembra il numero 3, sì, l'Ivory. Vado a stendere la cipria, di nuovo l'Invisibile di Kiko. Vado a sistemare le sopracciglia. Allora, con un pennellino piatto prendo il l'ombretto étoile che avevamo messo sopra l'ombretto pesca all'inizio e lo utilizzo come illuminante, quindi vado all'arco di Cupido. Vado a mettere adesso questo blush di Elf, che è un color sempre pesca, solo che non riesco a capire il numeretto dalla confezioncina perché non c'è scritto. Ah sì, Twinkle Pink, è scritto qui dietro in minuscolo. Alzo il fard verso la tempia. Sfumo solamente la parte finale verso la tempia, lasciando più carica la zona proprio della guancia. Vediamo le tre versioni labbra utilizzando il rossetto 605 di Kiko, che è appunto questo color corallo. Eccolo. Allora, la prima versione vado a prendere con il polpastrello un po' di pigmento
e lo picchietto sulle labbra. Allora, ecco la prima versione, quindi vediamo anche come utilizzare un rossetto, quindi questa prima versione picchiettando il pigmento del rossetto sulle labbra. Allora, nella seconda versione invece utilizzo la matitina di Kiko, la 706, e vado a fare il contorno e poi riempire le labbra appunto con lo stesso colore. Ed ora vado a mettere sopra il 605 di Kiko. Ecco la seconda versione con il rossetto, quindi accoppiata matita e rossetto opaco. Nella terza versione non faccio altro che andare a mettere un gloss sulle labbra per renderle iperlaccate. Ecco quindi la terza versione con le labbra super lucide.